adesso sono talmente banali. E l'unica medicina che avevano l'unica, era l'alcol. L'alcol disinfettava le budella. Eh sì, e purtroppo il gin si faceva, lo facevano in quelle che erano le vasche da bagno. Lo facevano in casa con le vasche da bagno il gin. Sicché loro mi hanno chiesto questa cosa mi hanno chiesto di fare un cocktail con la grappa, che è il nostro distillato nazionale, no? E noi gliel'abbiamo preparato. Abbiamo preparato, è nato l'Alpino. Stasera lo assaggerete. Per la prima volta. Sì, sì, sì. Era una delle cose che loro usavano maggiormente per la proprio per tanti motivi, nutrizione, per disinfezione, e dopo però lo addizionavano con questo, con quello, addizionavano con le spezie che portavano, addizionavano con le piante che avevano, e là il cocktail è nato proprio in questa maniera, diciamo. E dopo noi conosciamo tutti quanti i vari cocktail con il gin, perché il gin lemon, e il gin gin tonic e tutto quanto, però non abbiamo un aperitivo, diciamo, con la grappa. E loro mi hanno chiesto questo, io sono venuto a casa la sera, il cocktail è un amaricante, è una cosa, la tagliatella è pesante, non è che bevi come è un amaro, diciamo, che bevi, è forte, ma quello che loro chiedono, una cosa fresca, una cosa, diciamo, che può essere bevuta anche come aperitivo e anche come fine serata. Vabbè, forse, ma come faccio a perdermi una cosa così? Si dividono. Sì, perché sennò abbiamo un tavolo di meno. Come preferite voi? Dai, prego. Quello che vuoi dare? Sofia. Ciao, Iraci. Questo per te. Quelli là? Sì. Chi vuole? Bello questo. Noi ci siamo sempre ricordati. Anche loro mi trovano. Prova. 1, 2, 3. No, pensavo che sarebbe stato. Io sono in modo che ho staccarmi. Nessuno. La Giulia si siederà. Sì, stai là. Sì, io mi metto. Qua con noi? Sì. Giulia si è seduta. Sei insieme con. Beh, io non sono molto eloquace, comunque. E mi sono trovata a fare la vignaiola un po' per caso. Sì, piccoletta all'entrata. Sì. L'onore per me di avere nei miei scaffali una storica azienda, perché un'azienda più da 100 anni che fanno vini di qualità. Siamo in una zona dove a me mancava qualcosa di quella zona. Siamo al nord ovest dei Colli Euganei, e io ho tanto sud, ho tanto ovest, tanto est, però mi mancava qualcosa di quella zona, e l'azienda è Reassi. Abbiamo la Francesca Callegaro, che è la produttrice, che vi illustrerà un po' quella che è l'azienda. Io passo il microfono e poi presenteremo le altre persone. Prego, Francesca. Grazie Pino, è proprio un onore essere introdotta con la parola amore, perché è vero, per fare ogni cosa ci vuole l'amore. Condizione familiare dei Colli Euganei, dalla parte appunto nord-ovest. Un'azienda familiare dalla quale è stato proprio l'amore e per il nostro territorio, la passione dei nostri luoghi, che ci ha fatto portare avanti e produrre dei vini buoni, diciamo, dove ci mettiamo la passione. Questa sera vi proponiamo dei vini autoctoni anche, oppure dei vini che però sono frutto di una lavorazione, di un'idea particolare. Allora, abbiamo l'Antichi Reassi, ve li presento un po'. Antichi Reassi perché un vino antico ottenuto da vigne antiche di un terreno franoso. Reassi è la parola dialettale veneta che è franare, vuol dire franare, Antichi Reassi. Ed è il nostro pinello frizzantino. Noi non proponiamo Sebrino, proponiamo il pinello proprio grazie alla fortuna che abbiamo avuto di trovarci queste vigne antiche, dalle quali poi abbiamo aumentato la produzione attraverso il permesso di massaggio. Un
altro vino che vi presentiamo poi è il Manzoni Bianco e Terre d'Argilla. Abbiamo messo dei nomi a tutti i nostri vini perché per noi sono un po', sono unici, un po' come i figli. Volevo dire una cosa però, sì. Però volevo dire una cosa, Francesca. Allora, il Pinello, che è questo vino, diciamo che è praticamente un po' sconosciuto ed è quello che Antichi Reassi appunto per la storia dell'azienda. Perché ho voluto proporre questo vino che parla della nostra storia, parla del nostro territorio? L'ho voluto proporre proprio perché c'è l'amore di crederci a proporre una determinata cosa, perché tutti quanti lo usano per fare il taglio, questo, quell'altro. Qualcuno ormai è quasi sparito e qualcuno ci ha scommesso sopra, questa azienda ci ha scommesso, ha detto andiamo avanti con questo nostro prodotto territoriale per farlo conoscere. Dopodiché noi abbiamo anche abbiamo un pochettino mediato questa cosa perché io avevo l'esigenza di avere scritto, perché loro appunto Antichi Reassi il nome del vino, però io avevo l'identificazione del vino sull'etichetta e perché ho detto ma perché non dare il proprio nome e esporlo e scrivere Pinello nella bottiglia, e con grande onore loro l'hanno fatto, mi hanno scritto sulla bottiglia Pinello. Per me è un grandissimo onore perché vuol dire che certe idee quando vanno condivise fanno crescere qualcosa, e per me questo è stato importantissimo e ti ringrazio. È un onore, noi siamo sempre pronti ad accogliere i punti di vista, perché è giusto che è comunicando che si completa. Certo, e che si migliora. Assolutamente, esatto. Sì, esatto. E questo lo dobbiamo ringraziare il vino. Beh, insomma, io delle volte ho delle idee, ogni tanto vanno avanti, ogni tanto si fermano. Poi dicevamo, allora abbiamo il Pinello che è quello frizzante, il secondo vino. Abbiamo un Manzoni Bianco, sì. Terre d'Argilla, fermo, minerale, appunto anche questo rispecchia un po' la freschezza della parte nord dei Coriugani. Esattamente. Poi abbiamo... A me ricorda i Caraibi, perché la freschezza, perché tutte quante la frutta che c'è dentro, la frutta esotica, mi ricorda i Caraibi. Quando bevo un calice di quel vino del Manzoni Bianco di Coliugani, chiudo gli occhi e sono già i Caraibi. Vero? La bellezza, la passione. E la fantasia. Sì. Poi proponiamo un altro autoctono, un vin bastardo, ha un nome un po' particolare, però ha il suo motivo. È ottenuto dai vitigni antichi dei Coliugani, che cioè avute attraverso uno studio dell'Università di Padova che ha recuperato i vecchi vitigni. E la percentuale più importante di questo vino è la Malzenina Bastarda Grossa, proprio così si chiama. Vuol dire appunto crederci in un proprio territorio, vuol dire scommettere attenzione che non inciampi, vuol dire scommettere anche crederci sulle cose, e crederci sulle cose vuol dire portare avanti, avere passione, e questi vini che lei vi ha detto c'è, qualcuno sono stati lasciati da parte perché c'era il Merlot, c'era il Cabernet, perché sono più semplici da bere, però io ho una clientela che non vuole cose semplici, vuole cose particolari del territorio, vuole cose che danno un'emozione, vogliono bere, benissimo, ci diamo il Merlot che fa legno, che fa così, tanto piace a tutti, no, cerchiamo di dopo dei vini rossi che voi assaggerete, sono un po' particolari, sono dei vini, però non vi fermate al fatto che magari sentite delle cose diverse dal solito vino che bevete, chiudete gli occhi, assaporateli un attimo, cercate un motivo perché quei vini vi possono piacere, perché il motivo, sapete qual è? Il nostro territorio, questi vini, perché io ho voluto questa azienda, perché sono i vini del nostro territorio, non sono i vini della botte, non sono vini del carattere internazionale, sono i vini che rispecchiano la nostra caratteristica, quella euganea. Grazie mille Francesca, ecco, grazie mille, e poi se avete qualcosa da chiedere, Francesca è qui per la serata.